Nel 1992, quando avevamo ancora la lira, lo Stato italiano stava praticamente per fallire, cioè non era più in grado di pagare tutti i suoi debiti. L'allora presidente del Consiglio Giuliano Amato decidette una notte, senza dir niente a nessuno, di prelevare dei soldi dai conti correnti degli italiani per pagare quello che lo Stato non era in grado di pagare. Questo è stato possibile solo perché la lira, come tutte le altre monete fiat, cioè quelle a corso legale, è centralizzata, cioè è gestita da un unico soggetto centrale. All'epoca era la Banca d'Italia. Al giorno d'oggi noi abbiamo l'euro che è gestito dalla Banca Centrale Europea, la BCE, che in teoria potrebbe anche avallare misure simili, il cosiddetto prelievo forzoso dai conti correnti. Sia chiaro, e non è assolutamente detto che ciò accada, anzi, probabilmente non accadrà, però mi serve questo esempio per farvi capire che cos'è una moneta centralizzata. Una moneta centralizzata è gestita da un unico soggetto che può decidere arbitrariamente di farne più o meno quello che vuole. Nel corso dei secoli, questo potere è stato spessissimo utilizzato dai politici per finanziarsi o per finanziare lo Stato. Il meccanismo come funzionava? Beh, spesso funzionava in questo modo. Lo Stato si indebitava e per pagare il debito, per potersi permettere di pagare il debito, stampava nuova moneta, la stampava e la dava ai creditori. Questo fenomeno, quello della stampa di moneta, dell'eccesso di stampa di moneta, tende a generare inflazione, ovvero aumento dei prezzi e diminuzione del potere di acquisto della moneta. Tra l'altro serve anche proprio per ridurre il debito, perché il debito in valore nominale rimane uguale, cioè se tu hai 1 milione di euro di debiti, continua ad avere 1 milione di euro di debiti, però aumentando la moneta in circolazione è più facile pagarlo. Visto che questa cosa è successa un sacco di volte in passato, si è pensato da un po' di tempo a questa parte, non tantissimo a dire il vero, di affidare la gestione delle monete legali a banche centrali, cioè a enti indipendenti dalla politica, proprio per togliere la gestione del denaro ai politici, perché molto spesso l'interesse dei politici non è quello dei cittadini, non prendiamoci in giro. La maggior parte dei politici ha come interesse quello personale. Quindi gli fa molto comodo poter emettere debito, con quel debito finanziarci ad esempio delle spese elettorali e poi stampare moneta per pagare quel debito facendo aumentare l'inflazione, cioè scaricando sui cittadini il costo di quell'eccesso di debito. A me, ad esempio, piace molto un aforisma di Milton Friedman che dice: l'inflazione è quella forma di tassazione che può essere imposta senza legiferare. Tra parentesi, Milton Friedman nel 1976 ha vinto il premio Nobel per l'economia. Quindi, se i politici gestiscono una moneta, possiamo avere da un lato cose come il prelievo forzoso, cioè i politici possono decidere di prelevarmi dei soldi dal conto corrente, o dall'altra parte possiamo avere iniziative come quella di stampare moneta per finanziare il debito, finanziare magari un eccesso di debito, fregandosene dell'inflazione, cioè chi se ne frega se poi questa cosa va a danneggiare i cittadini. D'altronde, per la stragrande maggioranza dei politici, soprattutto qua in Italia, l'obiettivo non è certo quello di fare gli interessi dei cittadini, ma fare i loro interessi, i loro personali interessi. Quindi, a mio parere, è un'ottima idea togliere, levare la gestione della moneta ai politici, alla politica, e farla fare a qualcun altro. Fino adesso la soluzione è stata quella di farla fare a degli organismi indipendenti, le banche centrali, a cui viene affidato fondamentalmente un unico compito: tenere sotto controllo l'inflazione. Tant'è che da quando, ad esempio, esiste l'euro gestito dalla Banca Centrale Europea, l'inflazione è effettivamente sempre stata sotto controllo. Prima, quando avevamo la lira, l'inflazione era spesso molto superiore a quella attuale. Attualmente il limite di riferimento per la BCE, che è stato imposto alla BCE, è il 2% e sono sempre riusciti a mantenerlo. Qualcosa di molto simile, ad esempio, accade anche in America con la Federal Reserve, cioè con la Fed. L'inflazione rimane sempre più o meno al 2%, però comunque volendo si potrebbe sempre decidere di cambiarla, cioè
la decisione di mantenerla a circa il 2% è arbitraria, un domani si potrebbe decidere, cioè gli stati potrebbero decidere di aumentarla al 4%. Ma da qualche anno a questa parte è stata trovata un'altra soluzione, sono le monete cosiddette decentralizzate, cioè che non sono più governate da un singolo soggetto, che siano gli stati, cioè la politica, o le banche centrali, cioè enti tecnici indipendenti. Una di queste, la più famosa, la più importante, è Bitcoin. Bitcoin è una criptovaluta decentralizzata, cioè non c'è nessun singolo soggetto che la controlla. È controllata e gestita da un protocollo informatico, da un codice informatico che è pubblico e open source, quindi tutti possono andare a vedere e analizzarlo. Ed è anche virtualmente immodificabile, nel senso che è talmente difficile modificarlo che praticamente non ci si riesce, cioè nessuno può imporre una modifica al protocollo di Bitcoin. Per modificarlo bisognerebbe mettere d'accordo la stragrande maggioranza delle persone che lo usano, una cosa veramente molto molto difficile, tant'è che in passato è accaduto pochissime volte e in futuro accadrà sempre meno, più aumenterà il valore di Bitcoin e meno i possessori di Bitcoin saranno disposti a tollerare delle modifiche al protocollo. Ma attenzione, il fatto di poter creare una moneta decentralizzata, cioè sulla cui gestione nessun politico può metterci mano, ma nemmeno nessun tecnico, nel senso che così è, punto e basta, non è sufficiente. Perché? Perché Bitcoin, proprio per evitare quello che vi dicevo prima, cioè la stampa incontrollata di denaro, è stato creato con una natura deflattiva, cioè l'esatto contrario delle valute fiat, cioè le valute a corso legale, che hanno una natura inflattiva. Cioè, per quanto riguarda l'euro e il dollaro, continuano a essere messi sul mercato nuovi euro, nuovi dollaro, tutti nuovi dollari, tutti gli anni, in modo che comunque ci sia un'inflazione del 2%, cioè che lo stesso valore della moneta perda potere d'acquisto al ritmo di circa il 2% all'anno. Invece con Bitcoin è stato deciso di fare il contrario, cioè, per carità, adesso in questo momento di Bitcoin ne vengono ancora emessi circa il 4%, scusate, creati il 4% del totale ogni anno, però ogni 4 anni questa generazione di nuovi Bitcoin viene dimezzata, il prossimo halving, cioè il prossimo dimezzamento è a maggio del 2020, e a tendere ad un certo punto non ne verranno più emessi, cioè a un certo punto i Bitcoin in circolazione saranno quelli e non potranno più esserne creati altri. Questa si chiama natura deflattiva. Ora, la natura deflattiva è quello proprio che contraddistingue Bitcoin dalle valute fiat. Praticamente non esiste nessuna valuta fiat che abbia natura deflattiva, anzi non potrebbe nemmeno esistere perché le valute fiat sono proprio create appositamente per essere inflazionistiche. Invece Bitcoin è stato creato esattamente all'opposto, cioè per arrivare ad essere una moneta deflattiva. Però questo causa un problema. Adesso cerco di spiegarvelo in parole semplici. Mettiamo che voi volete fare un acquisto e potete pagarlo in euro o in Bitcoin, con praticamente lo stesso identico valore, ok? In euro o in Bitcoin. Lo paghereste in euro o in Bitcoin? Io personalmente lo pagherei in euro. Perché? Perché se io mi privo degli euro, se io perdo degli euro, questi qua in futuro varranno di meno e quindi, anzi, mi conviene spendere subito quando valgono di più che non aspettare che valgono di meno. Per Bitcoin è esattamente il contrario, cioè se io faccio un acquisto in Bitcoin, mi privo di moneta che probabilmente in futuro vale di più. Quindi Bitcoin mi conviene tenerli. Gli euro conviene spenderli, Bitcoin conviene tenerli. Poi, per carità, non è affatto detto che il valore di Bitcoin aumenti in futuro, continui ad aumentare, potrebbe anche scendere, però per ora Bitcoin c'ha 10 anni. In questi 10 anni, per ben 9 anni, cioè per ben 9 volte, il prezzo medio, il valore medio è stato superiore a quello dell'anno precedente. Solo un anno, nel 2015, il prezzo è sceso rispetto all'anno precedente. Oltretutto è sceso anche di poco. Quindi possiamo dire che per ora Bitcoin sta confermando questa sua natura deflattiva, cioè la natura deflattiva arriverà in futuro quando si stamperanno, si creeranno sempre meno Bitcoin. Però per ora sembra che il trend sia effettivamente quello. Questo però fa sì che Bitcoin non sia un buon mezzo di pagamento. Sinceramente, Bitcoin penso che non sostituirà mai le valute fiat a corso legale come euro e dollaro come valuta transazionale, cioè
per fare i pagamenti come mezzo di scambio, proprio per la sua natura deflattiva, mentre invece converrà continuare a usare queste monete inflattive per effettuare i pagamenti. Però attenzione, Bitcoin non è l'unica criptovaluta decentralizzata, cioè un domani, a mio parere, potremmo usare al posto delle valute fiat centralizzate delle criptovalute decentralizzate inflattive. A differenza di Bitcoin, che ha natura deflattiva, proprio perché in questo modo eviteremmo che la politica possa decidere di inflazionare eccessivamente una valuta fiat. Infatti, se noi creiamo una criptovaluta decentralizzata e stabiliamo esattamente qual è la sua inflazione, o meglio, qual è l'aumento dei token in circolazione, il ritmo con cui vengono creati, questo rimarrà così praticamente per sempre e nessun politico potrebbe intervenire per cambiare le cose e per farla aumentare. Tra l'altro, di criptovalute così ce ne sono già, quindi la tecnologia già esiste e funziona. Quindi qual è il punto? Il punto è che fin tanto che gli euro e i dollari continueranno ad avere un'inflazione controllata, probabilmente continueremo a usare quelli perché ci siamo abituati, perché sono comodi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se un domani qualcuno, cioè i politici, dovessero decidere di aumentare l'inflazione di euro e di dollaro, allora molto probabilmente ci converrà passare a delle valute decentralizzate, come ad esempio le criptovalute inflattive, e usare magari Bitcoin per i risparmi, se verrà confermata la sua natura deflattiva, e qualche altra criptovaluta inflattiva decentralizzata come mezzo di pagamento. Sia chiaro, tutto ciò potrebbe anche non accadere, però attenzione, io ho già letto da diverse parti che negli Stati Uniti si sta pensando di incrementare l'inflazione dal 2% a non si sa quanto, io ipotizzo un 4%, quindi secondo me si sta già ragionando sull'incrementare l'inflazione delle valute fiat. Più aumenterà l'inflazione delle valute fiat, più secondo me diventerà interessante utilizzare delle valute decentralizzate con un livello di inflazione basso e soprattutto controllato e magari anche immodificabile. Quindi, per tornare al discorso iniziale, abbiamo già tutti gli strumenti tecnici necessari a togliere la gestione del denaro dalle mani dei politici. In realtà, nel corso dei decenni scorsi ci abbiamo già provato assegnando la gestione del denaro alle banche centrali, che in effetti sull'inflazione va detto stanno facendo un buon lavoro, ma non dimenticatevi che i target di inflazione alle banche centrali di fatto li dà la politica. Quindi non è che sono completamente indipendenti, sono indipendenti nel momento in cui devono operare per raggiungere quei target, ma quei target non vengono autofissati dalle banche centrali o dai cittadini. Invece, con una valuta, con una moneta decentralizzata, i target vengono fissati sul codice, quelli sono e quelli rimangono. Pertanto, qualora la gestione delle monete fiat a corso legale dovesse iniziare a creare qualche problema, sappiate che la soluzione alternativa tecnica ce l'abbiamo già. Poi, come al solito, se avete ancora dei dubbi o delle domande, ricordatevi che se mi scrivete via email, io via email rispondo sempre a tutti. Un saluto.